insieme nello stadio, tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Allora, mai come questa mattina calcio e dintorni. Dico mai perché le notizie sono tante e sono anche molto importanti relativamente appunto a Roma e Lazio, e le argomenteremo con i nostri in attesa di collegarci con Rino Tommasi. Buongiorno va a Carlo Lazzotti. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo. A Carlo Zampa, Carlo Evviva. Buongiorno Marcellino, buongiorno Flavio. Buongiorno, buongiorno Carlo. Carlo. Dunque una giornata importante, importante per la Lazio in termini negativi, l'arresto di Mauri sicuramente porterà conseguenze, io credo, molto molto serie per quanto riguarda la Lazio. Il buongiorno lo rivolgiamo naturalmente al maestro Rino Tommasi, evviva, eccoci, buongiorno Rino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno maestro. E conseguentemente poi invece molto più positive e confortanti per la Roma, perché potrebbe essere il giorno di Zeman, di Zdeněk Zeman, del suo grande ritorno. Andiamo per ordine. Rino, l'arresto di Mauri questa mattina è la conclusione di un'indagine alla quale abbiamo dedicato molto tempo e considerazioni e che prevedevamo avrebbe avuto un esito del genere. Io non ne so niente. Allora, è stato arrestato. Fuori del mondo. No, è stato arrestato. Mica tanto lontano, ma insomma. Non sei in Italia, non sei a Roma. No, no, sono a Parigi. Ah, allora, per ecco. È iniziato il Roland Garros. Sono un po' spiazzato. Perdonami. Che cosa è successo? Adunque, allora, è stato arrestato Stefano Mauri unitamente a Milanetto, giocatore del Genoa. Ex Genoa. Giocatore. I nomi li conosco. Esatto, e Bertani, centravanti della Sampdoria, per. Come no? Appunto, la sintesi dell'indagine sul calcio scommesso. Inoltre, a Coverciano c'è stata una perquisizione nella stanza di Domenico Criscito, a pochi minuti direi, perché a mezzogiorno uscirà la lista dei 23 di Prandelli, e oggi c'è stata questa perquisizione da parte delle forze dell'ordine a Coverciano. Quindi hanno accelerato, insomma. Sì. Hanno accelerato, tanto tuono che piove, Rino, sì. No? Dunque, questa è la conclusione. Perquisizione anche da Conte. Sì, perquisizione anche da Antonio Conte. Pesciolini grossi o pesciolini piccoli? Beh, a me mi sembrano dei barracuda più che pesciolini, perché insomma, voglio dire, dati i nomi, no? E le società che rappresentano. Quali conseguenze prevedi, Turino? Bisogna vedere con quali tempi pensano di andare avanti, perché adesso che la cosa è venuta fuori sono obbligati ad accelerare. Come conseguenze sportive, che peraltro erano state previste dalla giustizia sportiva entro maggio. Sembra che i tempi si stiano rispettando, Carlo Lazzotti? Sì, perché ricordiamoci che il primo arresto, quello dei signori, è del primo giugno dello scorso anno, quindi 362 giorni. Diciamo che forse la magistratura ordinaria sta precedendo quella sportiva, anzi sta lavorando molto più rapidamente. Come al solito, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, c'è l'immagine che diamo all'estero, perché io stavo seguendo questa mattina su Twitter le principali testate, e potete immaginare già in Spagna cosa è successo, ma non lo dico tanto perché in Spagna abbiano piacere a massacrare il calcio italiano, quanto perché siamo inseriti nello stesso gruppo C degli europei. Così non sono loro gli ultimi, capisci? Quella nazionale spagnola, per cui chiaramente oggi ha avuto grandissima eco quello che è successo proprio all'alba, sia su Marca, sia su Sport.es, sia su AS, ma la stessa cosa l'ha ritweetata anche la BBC. Quindi, ancora una volta, alla vigilia di una manifestazione importante come un europeo, come un mondiale, noi diamo l'immagine del calcio corrotto, affarista e marcio, che va a disputare una kermesse o continentale, sì, o planetaria. Ma non possiamo attribuire agli altri la tempistica di questa vicenda. La tempistica è colpa nostra. La tempistica è dettata chiaramente da quello che si è scoperto, però quando dicevamo insomma che c'era ancora qualcosa di più e che la classifica finale della Serie A sarebbe stata modificata, non dicevamo una cosa sbagliata, insomma, perché poi adesso ne vedremo delle belle. Carlo Zampa. Sì, insomma, ce l'aspettavamo, quindi adesso ci saranno sicuramente delle rivoluzioni sia per quello che riguarda la classifica, ma anche per quello che riguarda la partecipazione alle competizioni europee. Io penso che la Roma alla fine entrerà anche nelle competizioni europee, lo dico a bassa voce perché sinceramente a me piace entrare e andare a giocare le competizioni europee conquistandomela sul campo, fermo restando che comunque chi ha sbagliato, chi ha truccato, chi ha
frodato i tifosi e il calcio, insomma, è giusto che debba pagare, che invece quelli che comunque non hanno fatto niente debbano essere in qualche modo premiati. Però insomma adesso vediamo un po' quelli che saranno gli sviluppi, però insomma mi sembra che ormai la tendenza sia tutto questo. Che conseguenze potrà avere nell'affare Zeman? No, io riparto proprio da Carlo Zampa. No, alcuna. Io riparlo da Carlo Zampa perché di contro oggi potrebbe essere proprio definito il ritorno di Zeman sulla panchina della Roma. La cosa in assoluto più logica che questa dirigenza potesse fare. Naturalmente, come dice Carlo, a bassa voce parliamo anche del probabile ritorno in Europa della Roma, che però non copre la Roma di gloria, perché sarebbe stato più interessante conquistarlo sul campo. E non attraverso le strade della giustizia cosiddetta sportiva. Ovviamente, ma oggi dico forse è la giornata in cui si apre una parentesi per la Roma decisamente molto molto interessante. La più logica, secondo me, Carlo Zampa. Dovrebbe essere questa, io aspetto sempre l'ufficialità, perché poi fino a 10 giorni fa si davano tutti quanti per scontato l'arrivo di Montella arriva sicuramente, già fatto tutto quanto, poi la cosa sembra essere saltata, quindi io aspetto l'ufficialità prima di analizzare poi quello che potrebbe essere. Analizzare, fermo restando che insomma il personaggio Zeman è un personaggio assolutamente straordinario, insomma, sotto ogni punto di vista, anche se poi se andiamo a vedere negli ultimi anni quello che ha fatto di buono, insomma, a livello dei risultati è stato questo straordinario primo posto con il Pescara adesso nel campionato di Serie B. Ecco, la cosa che mi preme dire, che mi auguro, ma di questo insomma ne sono certo, perché questa non è certamente una dirigenza vassalla, né tantomeno una dirigenza proprio femmina sotto ogni punto di vista, che insomma si lascia in qualche modo trasportare e portare per mano dalla piazza, ecco, che sia comunque una scelta decisa da loro, ponderata bene da loro, indipendentemente da quelli che sono gli umori della piazza, insomma, o comunque il volere della piazza, anche se poi insomma sabato so che dovevano esserci una sorta di manifestazione pro Zeman, ma insomma erano veramente quattro gatti che poi sono presentati a Trigoria, ma al di là di questo, che ci sia la convinzione comunque di mettere la squadra nelle mani di un uomo che sa valorizzare al massimo i giocatori che comunque ha a disposizione, che sa certamente dare entusiasmo, che riporta certamente il gioco e la gente anche allo stadio, e penso che questa sia anche una delle cose molto molto belle, ma che speriamo tutti quanti, ci auguriamo tutti quanti, che possa anche pian piano far crescere la Roma. Intanto c'è un'ultimura relativa al calcio e scommesse, perché è indagato anche il presidente del Siena, Mezzaroma. Infatti sì. Conte è stato adesso, diciamo, ovviamente, così, certo. C'è questa disposizione, perché all'epoca era appunto allenatore. Insomma. Posso fare una parentesi proprio su questo aspetto? Come no? Carlo? Perché la partita in questione è soprattutto Novara-Siena, e il pentito in questa vicenda, che ha chiamato in causa Conte, e Carobbio, che ha parlato in una riunione degli spogliatoi in cui il tecnico ha riunito i giocatori e ha detto, parole di Carobbio ovviamente, le due squadre sono già d'accordo, tranquilli, scendete in campo senza problemi, oggi divertitevi perché finirà in pareggio. Sì, tutti gli altri giocatori. Insomma. Esatto, deve finire in pareggio. Questo a me fa pensare ad un colloquio telefonico a cui tutti abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, quello tra Lotito e Dario Rossi, quando la Lazio doveva incontrare un Lecce che andava ammorbidito. Sì, come no? Ecco, io penso che se veramente si scoperchiasse il vaso di Pandora, se veramente si alzasse il coperchio di questa pentola, noi non abbiamo idea e non immaginiamo quante partite di Serie A possono essere aggiustate in questo modo, passando attraverso i dirigenti. Ritorneremo subito dopo la pausa su questo argomento, approfondendo anche il ritorno di Zeman. Nel mentre vi aggiorno su quella che è un'altra vicenda, quella clericale, perché il maggiordomo del Papa trafugava documenti da anni. Pausa. Quindi ognuno nel suo campo, Stiamo dando il meglio di noi stessi, come oddio, in questo caso non come paese, perché il Vaticano è uno stato a sé stante, quindi diciamo che è soltanto, come dire, la mise en place che riguarda l'Italia, ma per il resto è una cosa a sé. Comunque, maggiordomo del Papa trafugava documenti da anni. Radio Città.
il programma della capitale.